Una coppia che gira e scopre il mondo. Paola ha lasciato il posto fisso nel 2012 per cercare la felicità pura, come ama definirla. Gianni, appassionato di viaggi da sempre, immortala con i suoi scatti i luoghi più suggestivi. Accomunati dall'amore per i viaggi, i due piacentini hanno fatto della loro passione un lavoro. Paola ha fondato il sito Scusate Io Vado, ne è seguita l'organizzazione di viaggi di nozze low cost ed ora l'ultima creazione della coppia, Viaggi Autori, vere e proprie guide di viaggi con descrizioni e foto che però si differenziano da quelle tradizionali per tanti motivi. I volumi sono curati da blogger e giornalisti che hanno effettuato di persona i viaggi di cui scrivono e alcuni di loro vivono in loco. Sono guide d'autore e sono itinerari creati da esperti locali o da esperti comunque di una destinazione, qualcuno che ci è andato magari 10 o 15 volte come il nostro autore sul Giappone. Sono guide che ti seguono giorno per giorno, ti danno consigli prima di partire e in tasca, perché comunque le guide sono compattine e stanno nella tasca dei jeans, avete tutto quello che serve per una prima volta in una destinazione. Contengono anche tante informazioni utili da seguire prima di mettersi in viaggio. Sì, a partire dai documenti necessari, se serve un visto o meno, dalle usi e costumi locali, come si guida in un determinato paese, guida sinistra, patente internazionale, eccetera, eccetera, e tutto quello che serve per affrontare per la prima volta una nuova destinazione. Sono basate su un itinerario standard di 15 giorni perché la maggior parte delle persone ha questo tempo a disposizione. La particolarità di questa guida è che viene costantemente aggiornata. Esatto, noi abbiamo cercato di creare una guida che mancasse a noi viaggiatori e a noi viaggiatori. E la continuiamo a ristampare, nel senso che ne stampiamo 50 o 100 alla volta, così quando torniamo in una destinazione, magari non so, un ristorante chiude piuttosto che un determinato monumento si sposta o cambia colore, e noi possiamo aggiornare l'edizione successiva, che magari è solo 3, 4, 5 mesi dopo a seconda delle vendite. Contengono anche tante curiosità legate ai luoghi che si vanno a visitare, per esempio in Giappone non si soffia il naso. Sì, una delle cose strane che si vedono in Giappone è che quando si va a mangiare tutti fanno molto rumore, cioè quindi aspirano, e questo qua è considerato assolutamente normale, mentre soffiarsi il naso è considerato un segno di grande maleducazione, quindi l'opposto che da noi. Al momento di guide ne sono state realizzate una decina su Giappone, Portogallo, Bretagna, Colombia, Thailandia, Irlanda, Giordania, California e Messico. Entro fine anno raggiungeranno quota 20. L'ultima in lavorazione è dedicata all'Australia e il ricavato sarà devoluto all'Onlus Marta for Kids, dedicata a Marta Lazzarina di Bassano del Grappa, morta incinta di 7 mesi. Il marito sta raccogliendo fondi per la fibrosi cistica. Il progetto come nasce? Allora, il progetto è nato con altri due amici, altri due viaggiatori, che sono Kabir Amani e Raffaele Angelillo, ed è nato proprio dalla stessa esigenza di trovare qualcosa che fosse utile a noi in primis. I lettori possono interagire con i blogger, con gli autori di queste guide? Sì, esattamente. Essendo gli autori spesso molto presenti anche online, sia con i propri blog o anche semplicemente tramite Facebook, Instagram o Twitter, sono contattabili e sono felici anche di rispondere e interagire con i lettori. Sono persone comunque molto disponibili all'interazione. Dove possiamo trovare queste guide? Allora, principalmente sul sito che è viaggiautori.it, dove c'è lo shop online, si possono trovare tutte le guide, i multipack, i cofanetti e tutte le nostre idee per scegliere una destinazione. Adesso anche su Amazon e poi alle fiere o comunque agli eventi o alle presentazioni. Sì. Non ci resta che augurare a tutti buon viaggio. Esatto, buon viaggio.